detto che sta scrivendo un libro sull'argomento, ma si è ammalato. Anch'io sono ammalata, ma sono qui, mannaggia Camillo. Però abbiamo Fabio, che grazie, è un docente universitario all'Università di Torino, proprio di diritto dell'informatica. Diritto dell'informatica, perfetto. Ci illuminerà, perché quando si tratta di normative, leggi, anche i programmatori impallidiscono. Prego. Grazie mille. Buon pomeriggio a tutti. Beh, direi che se voi impallidite, il mio collega si è anche ammalato, quindi direi che insomma siete sicuramente messi meglio voi degli avvocati in questa materia. Dunque, quando mi hanno chiesto di parlare di questo argomento, la prima cosa che mi è stata detta ovviamente è stata: cerca di fare il legale il meno possibile. Ora, io ho fatto, ammetto, del mio meglio e sicuramente spero di non avere, che non vi tedierò all'infinito. Certo che ho cercato però a quel punto di concretizzare e concentrare tutta l'esperienza avvocatesca classica e quindi le norme, il codice, insomma tutto quello che è tipico della nostra materia in una slide, cioè la prima, così quantomeno vi assicuro che da questo punto in poi di norme cercherò di parlarvene il meno possibile, però almeno quello cerco di farlo, perché effettivamente almeno un inquadramento della materia a livello normativo bisogna farla. Avrete sicuramente sentito già parlare di quello che era la direttiva comunitaria in questa materia, che è quella della 136 del 2009, che per la prima volta aveva così inserito l'obbligo, o quantomeno paventato l'obbligo, di richiedere il consenso agli utenti dei vostri siti in merito all'utilizzo dei cookies. E tale direttiva è stata poi recepita nel 2012 dal decreto legislativo 69, che però in ogni caso non aveva ancora definito la materia. La materia è stata poi definita l'8 maggio di quest'anno da un provvedimento del garante della privacy, che ha definitivamente stabilito quelle che sono le regole che devono essere applicate in materia di cookies rispetto alla gestione del proprio sito. Quindi mi sono però giustamente posto a quel punto lì delle domande, perché ovviamente la materia è importante, è centrale nella vita ovviamente quotidiana di tutti noi, anche solo da internauti, ovviamente voi in maniera particolare, e mi sono cercato quindi di prendere a prestito dalla regola delle 5W di giornalistica a memoria anglosassone, e conseguenza ho cercato di pormi quello che erano le classiche domande, ovviamente traducendole e risistemandole per esigenze di esposizione, ma mi sono iniziato a porre delle domande. Innanzitutto, ma questa normativa in materia di cookies, che cosa dice e che cosa prevede? Ma essenzialmente, a parte darci una definizione di cookies che lascio ovviamente proiettata dietro, ma evito per rispetto della platea di leggervi, ovviamente ha per la prima volta definito e stabilito che esiste un obbligo di acquisire un consenso preventivo e informato per gli utenti che visitano i siti nel caso in cui il sito stesso utilizza delle cookies per finalità che non siano meramente tecniche. Ora, detto così, può essere interessante, ma se non capiamo che cos'è per la normativa il concetto di meramente tecnico, ovviamente la cosa è un po' fine a se stessa. È fine a se stessa nel momento in cui capiamo che il cookies, il concetto di cookies tecnico per la normativa, è quello che diciamo così ci dà la possibilità di gestire un servizio nell'ambito della società dell'informazione, quindi gestire un servizio che è l'utente stesso che ci ha richiesto. E ovviamente in questo caso sono i tipici casi in cui, e ovviamente essendo l'utente che ce l'ha richiesto, è il sito stesso che l'ha predisposto e l'ha installato. Ma in realtà però questa era la prima visione che si dava, e infatti se navigate su internet tantissimi commenti in tal senso si sono fermati a quello che era una definizione iniziale, perché ovviamente è abbastanza chiaro che un cookies di navigazione o di sessione possa essere considerato un cookies tecnico, che un cookies di funzionalità possa essere considerato un cookies tecnico. Un po' meno
almeno a mio avviso, ma poi ovviamente tutto è discutibile, però sicuramente molto meno è che un cookies tecnico possa essere considerato un cookie analytics. Anche se con delle limitazioni, questo sì, perché il cookies analytic, per rientrare nel concetto di cookies tecnico, questo ovviamente ce lo dice la normativa, in particolare il garante della privacy, devono essere utilizzati innanzitutto direttamente dal gestore, quindi senza un passaggio di elementi terzi, per raccogliere informazioni in forma aggregata, ma sul numero dei visitatori e come i visitatori utilizzano il mio sito. Ora, perché è fondamentale distinguere all'interno di questa normativa, distinguere le tipologie di cookies? Questo è essenziale ed è fondamentale per un semplice motivo, che per queste tipologie di cookies la normativa e quindi lo stravolgimento normativo in materia privacy non c'è, perché si applica essenzialmente la norma che ormai da più di 10 anni, e quindi dal codice privacy, quindi dal 2003, è sempre stata applicata. Quindi sarà sufficiente per noi inserire in calce al sito il classico link all'informativa privacy, che tutti i siti devono comunque avere, e a quel punto la normativa è rispettata, quindi non incorro in sanzioni, non incorro in conseguenze. Ovviamente l'informativa privacy, quella in calce, che comunque è essenziale, è richiamata dall'articolo 13 del codice privacy, che è quella che sicuramente avrete già inserito in tutti i siti, avrete avuto modo tantissime volte di leggere e di scrivere, è poi quella che identifica le finalità, ad esempio, del trattamento, è quella che indica dove e a chi verranno comunicati i dati, e in ambito cookies è quella che mi dice che comunque io devo descrivere i cookies che utilizzo all'interno del mio sito internet. Cosa differente ovviamente sono invece i cookies di profilazione, perché i cookies di profilazione sono quei cookies nei confronti dei quali questa materia, questa innovazione normativa è applicata. Anche se per il concetto che ha dato il garante stesso, il cookies di profilazione si limita, che comunque è già ampio, però si limita a quei casi in cui i cookies creano un profilo dell'utente atto poi ad inviare, come ci capita quotidianamente durante le navigazioni, a inviare dei messaggi pubblicitari ovviamente legati alle scelte che il soggetto stesso ha effettuato. E sicuramente in questi casi, quello sì, la normativa prevede, all'articolo 122, che poi è stato modificato da tutta questa normativa, l'articolo 122 del codice privacy ci dice che è necessario un consenso espresso dell'utente che naviga prima di poter installare qualsiasi tipo di cookies di profilazione. La normativa aveva richiamato, ovviamente per non bloccare la navigazione degli utenti mondiali, aveva richiamato la possibilità da parte del garante privacy, che nell'8 maggio il provvedimento che abbiamo visto all'inizio è stata effettuata, ha richiamato la possibilità di effettuare una tipologia di informativa che viene definita dal codice semplificata. Andremo poi a vedere esattamente nel dettaglio di cosa si tratta. Ecco, una cosa importante però, che magari non tutti sapevano, è che anche prima la normativa rispetto all'utilizzo dei cookies di profilazione era comunque più particolare rispetto all'altra, perché in ogni caso se il nostro sito utilizzava dei cookies di profilazione, io comunque avevo già un obbligo a livello pratico in materia di privacy, perché dovevo in ogni caso creare una notifica al garante in merito al mio trattamento, che è una cosa comunque fattibile attraverso il sito del garante, direttamente online, ma era comunque una tipologia di attività e di autorizzazione preventiva che io in ogni caso dovevo fare, anche prima della modifica normativa. Abbiamo visto quindi che cosa dice nel dettaglio la normativa, ma quali sono i soggetti alla fine coinvolti da questa normativa? Essenzialmente sono due, sono i gestori dei siti, che possono essere gestori diretti del proprio sito oppure gestori di un sito altrui, nel tal caso abbiamo comunque una tipologia di rapporto poi contrattuale col soggetto che ci ha incaricato di costruire il proprio sito. In questo caso ovviamente il gestore del sito che crea direttamente il cookies diventa ovviamente titolare del trattamento, questa è una, diciamo, una definizione codicistica, quindi diventa il soggetto
i cui dati vengono direttamente gestiti al proprio interno e trattati. In questo caso ovviamente sono i tipici casi e quindi i tipici obblighi che anche in materia privacy avevamo anche in precedenza, quelli appunto legati al trattamento del dato, quindi col problema dell'informativa, il problema del trattamento, la tenuta del dato stesso. Oppure i casi in cui il sito utilizzato sia, diciamo così, il ponte tra i soggetti concessionari, vedasi il classico caso di un Google AdSense, quindi siano i soggetti ponte tra l'utente che naviga sul web e il soggetto invece che direttamente crea il cookies e gestisce il discorso pubblicitario. Ovviamente tutto questo dovrà essere anche gestito contrattualmente, perché nel momento in cui gestisco un cookies a livello di ricaduta, ovviamente mi verrà a modificare completamente la gestione anche del mio sito web, anche perché in questo caso la gestione viene fatta all'interno della gestione del terzo, viene fatta con una sorta di intermediario e di conseguenza anche le responsabilità sono di tipo diverso. Ma dove questa informativa e soprattutto come questa informativa breve ed estesa, citando il discorso che diceva il codice, deve essere creata e gestita? Innanzitutto dobbiamo appunto distinguere tra questi due tipi di informative, quindi l'informativa che viene così visualizzata al primo accesso da parte del soggetto che naviga, quindi da parte dell'utente, rispetto a quello che è invece l'informativa estesa, che era la classica informativa che già in precedenza avevamo comunque l'obbligo normativo di inserire nel nostro sito web. Beh, per quello che riguarda l'informativa, quella breve, quella diciamo così che si viene ad apparire sul sito, ormai avrete già avuto modo durante la navigazione di coglierne le differenze, è di fatto contenuto in un banner che la normativa ci indica come di idonee dimensioni. Ora, il concetto di idonea dimensione ovviamente non è semplice, perché è un concetto abbastanza così, abbastanza labile, abbastanza lato. Diciamo che a livello normativo si dice che deve dare un minimo di discontinuità nella fruizione del contenuto. Normalmente lo si fa aprire nella parte centrale, lo stesso sito ad esempio della catena Marriott, che magari avrete avuto modo di vedere prima di venire qui, ad esempio ha gestito attraverso questa metodologia l'informativa breve che ci appare a metà della pagina, al primo accesso. Ma soprattutto la gestione di quello che è l'attività del consenso, perché nel momento in cui io informo di come i dati vengono gestiti, ovviamente anche in una seconda fase io ho necessità di far esprimere un consenso al soggetto. Ma come faccio a far esprimere un consenso? Consenso avrei essenzialmente due modi, ma il garante ce ne suggerisce uno sicuramente più semplice e più breve. Posso creare un pulsante all'interno dell'informativa, il classico accetto che deve essere cliccato, oppure ancora la possibilità, indicandolo in informativa, di rendere qualsiasi operazione attiva dell'utente che sta navigando come un'accettazione, un'espressione del consenso a livello di trattamento del dato. E di conseguenza questo è quello che viene normalmente suggerito ed è quello che, quantomeno da parte mia, mi posso permettere di suggerirvi, cioè di dare la possibilità a livello di informativa di qualsiasi attività, ovviamente operativa, quindi qualsiasi attività sul sito stesso, equivale a una manifestazione di consenso. Ovviamente tale consenso, per svariati motivi, in primis quelli contrattuali, in primis quelli che poi vedremo dopo fanno venire meno o fanno applicare le stesse sanzioni, ovviamente bisogna tenerne traccia di questo consenso, da una parte sia dal punto di vista giuridico puro e dall'altra ovviamente per evitare che di volta in volta a ogni singolo accesso il soggetto si trovi di nuovo a riproporre la stessa manifestazione di volontà.
E quindi la possibilità di utilizzare un cookies tecnico che immagazzini l'attività di consenso, la prestazione di consenso, tra l'altro comunque una tipo di soluzione anche indicata nella stessa normativa, quella europea. E ovviamente che cosa, però poi a livello di contenuto, che cosa deve contenere questa informativa ristretta, diciamo così? Essenzialmente deve indicare, ovviamente, che stiamo parlando e quindi il sito sta utilizzando un cookies di profilazione, questo anche perché sennò non saremmo obbligati a inserire questa informativa semplificata. Seconda cosa, ovviamente l'indicazione nel caso in cui vengano utilizzati anche dei cookies da parte di terzi soggetti, terze parti, ovviamente l'indicazione che tali cookies non vengono direttamente gestiti dal sito stesso. Terza cosa essenziale è richiesta dalla normativa, è l'indicazione del link, o meglio l'inserimento di un link a quello che è l'informativa estesa, quella che avevamo visto anche prima, quella che già tutti i siti devono avere, quindi richiamando quello che era già il contenuto della precedente informativa. Ovviamente tutto ciò non richiede ancora la possibilità a livello di informativa poi estesa, quella di negare il consenso all'installazione di qualunque cookies, perché ovviamente questa tipologia di attività deve essere poi inserita e deve essere resa possibile da parte del gestore del sito stesso. L'ultima cosa, ovviamente, che era quella che già avevamo detto prima, cioè l'espressione del consenso. L'espressione del consenso che non deve essere per forza, appunto, un pulsante di accettazione, ma può essere anche semplicemente gestita attraverso un'attività reale, concreta e attiva del soggetto utente durante la navigazione. Questo è un tipico esempio che è stato fatto anche a livello normativo dal garante della privacy, ovviamente lasciando la possibilità anche ad altri soggetti, ovviamente agli altri soggetti, di utilizzare delle tipologie di informativa anche differenti, però sicuramente il garante ci dà un'indicazione che può esserci utile e di conseguenza anche a livello di struttura ci indica come potrebbe essere costruita a livello visivo l'informativa ristretta di cui prima. Ecco, mentre invece l'informativa estesa, quindi l'altro livello di informativa, quella che a ben vedere già tutt'oggi bisognerebbe utilizzare, e ovviamente deve contenere tutti gli elementi già previsti in precedenza, quindi quelli che l'articolo 13 del codice della privacy già ci indicava, quindi le finalità del trattamento del dato, i diritti del soggetto utente che naviga su internet, i soggetti a cui possiamo comunicare i dati, eccetera. E ovviamente deve descrivere ovviamente le caratteristiche, integrate ovviamente all'informativa estesa, le caratteristiche tecniche e le finalità dei cookies che stiamo andando a utilizzare. E oltretutto tale informativa, e questo è interessante perché per la prima volta il garante della privacy ci dà questo elemento normativo concreto, cosa che in precedenza non era stata indicata, ci dice che non solo il link di cui avevamo già detto prima dall'informativa ristretta a quella estesa deve essere creato, ma ci dice anche che in ogni pagina del nostro sito deve essere presente e deve essere quindi inserito il link all'informativa privacy estesa, cosa che normalmente in precedenza veniva gestito e limitato alla sola home page. Ecco, una cosa essenziale è ovviamente, nel caso soprattutto di gestione di cookies di terze parti, è ovviamente la gestione dei link direttamente ai siti esterni. Questo ovviamente nel caso di concessionari, e quindi il classico caso di un Google, ovviamente il link dovrà essere indirizzato al soggetto concessionario, altrimenti in sede anche contrattuale, se la gestione della pubblicità la faccio direttamente a livello di gestore del mio sito web, allora dovrò recuperare
i link ipertestuali che dovranno essere inseriti nella mia informativa, perché altrimenti rischio di creare una di poter essere sanzionato, perché effettivamente a quel punto lì la mia informativa, che richiamo un'informativa altrui, se l'informativa altrui ha un indirizzo che non è corretto, posso essere attaccabile, a meno che non abbia creato una clausola contrattuale ad hoc. Ecco, un altro elemento, ed è l'ultimo che deve essere inserito nell'informativa estesa, è quello della possibilità di manifestare da parte dell'utente che sta navigando, manifestare la propria volontà di eliminare o meno alcuni cookies. In realtà, vista anche in alcuni casi la difficoltà di tale gestione, si è determinato a livello normativo che questa clausola può essere così adempiuta anche solo con l'indicazione a livello pratico della limitazione dell'utilizzo dei cookies rispetto ai vari browser. Ma quando è? Entro quando io devo mettermi a posto e devo rispettare la normativa? Essenzialmente il richiamo è quello del 3 giugno 2015, questo perché la normativa stessa ha richiesto, dopo un anno di tempo dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il 3 giugno 2014, da parte del garante della privacy, un anno di tempo per, diciamo così, adeguarsi a questa normativa. E poi arriviamo, e qui concludo questa breve relazione, con la classica domanda: ma perché mai dovremmo metterci a posto e adeguarci a questa normativa? E in tal caso essenzialmente direi che posso richiamare una delle opinioni che era venuta fuori durante un sondaggio che mi aveva abbastanza colpito, in cui veniva chiesto a un gruppo di giovani il motivo essenziale per il quale magari a 200 all'ora in autostrada non dovremmo mai andare. In realtà il 60% delle persone non aveva risposto per la sicurezza, ma aveva essenzialmente risposto per un discorso economico, cioè le multe. E quindi effettivamente il vero motivo poi è anche questo, cioè sono le sanzioni, che sono a ben vedere pesantissime a livello economico, sono sanzioni amministrative, e effettivamente vengono richiamate in caso di omessa o inidonea informativa, quindi questa struttura che abbiamo spiegato fino adesso. Si parla di multe che vanno dai 6.000 ai 36.000 euro. In caso di installazione di cookies sui terminali altrui senza il consenso, parliamo di multe dai 10.000 ai 120.000 euro per ogni singolo tipo di attività, e nel caso di completa o omessa o incompleta notifica al garante parliamo di nuovo da 20 a 120.000 euro. E quindi qua, e quindi qua vi ringrazio e concludo la mia relazione. Grazie mille. Eccoci qua, grazie.